Amiche carissime, buona domenica. Ormai ci siamo vicine alle vacanze di Natale. Tutti voi state pensando ai vostri weekend, cosa farete durante le festività e naturalmente cosa indosserete. Allora, io vi ricordo il must have di questa stagione, che è il pizzo, il macramè, il pizzo valenziano, tutto quello che è iper romantico. Ma so perfettamente che alcune di voi, per esempio, dicono: Carla, a me il pizzo piace molto sugli altri, ma su me stessa non riesco a vederlo, ad indossarlo. Allora, naturalmente vi regalo qualche suggerimento. Allora, c'è pizzo e pizzo. Allora, se noi andiamo a scegliere un pizzo molto leggero, quindi pizzi valenciennes e i pizzi molto molto anche sottili e trasparenti, naturalmente ci avviciniamo a quello stile iper romantico e anche un po' sdolcinato, che non ha tutte funzioni evidentemente. Se invece ci dirigiamo verso un pizzo più importante, più spesso, tipo un pizzo macramè, ovviamente lo stile cambia completamente, diventa uno stile più glam, più ricercato, una femminilità dichiarata, forte, non sottomessa, che è un po', diciamo, lo stile di molte donne del giorno d'oggi. Ovviamente, com'è che dobbiamo abbinare questo pizzo? Beh, se è un abito o anche una gonna, la cosa fondamentale è abbinare un accessorio grintoso, ancora una volta non stucchevole, non troppo sdolcinato. Quindi, qua sto pensando ai nostri fantastici stivali, cioè lo stivale che quest'anno risolve tantissime occasioni d'uso e rende qualsiasi look molto molto contemporaneo e moderno e anche piuttosto grintoso. Naturalmente il pizzo non è soltanto nero, ma può essere colorato. Quest'anno si parla di tonal look, si parla di gradazioni diverse, si parla di verdi, di color rubino, si parla di smeraldi, si parla naturalmente anche di rossi accesi, pensando alla sera di Natale, ma anche dei colori della terra. Quindi vedete che è una stagione molto variegata. L'importante è conoscere il proprio stile, andare a scegliere quello che è il materiale più idoneo e poi saperlo con ricercatezza esaltare attraverso il mix and match degli accessori. Bene, spero di avervi accontentati e a tutte voi buona domenica!